Ad una settimana dal triplice omicidio avvenuto sulla statale 106, Palagiano dice no ai soprusi della mafia e scende in strada assieme ai cittadini, alle associazioni e agli istituti scolastici di tutto l'arco ionico. Hanno presenziato alla manifestazione autorità politiche ed ecclesiali e nomi illustri della lotta alla criminalità organizzata, come Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Obiettivo dell'associazione è alimentare quel cambiamento etico, sociale e culturale necessario per spezzare alla radice i fenomeni mafiosi e ogni forma di ingiustizia e illegalità. Parroco della chiesa San Nicola Palagiano, anche lei qui a questa manifestazione, un commento al riguardo? Cosa posso dire? È un momento particolare, forte, significativo, è un modo non tanto per camminare, per mostrare tanti striscioni, ma è un modo veramente per protestare, per dire la nostra al riguardo su quello che è accaduto e su quello che non dovrebbe mai più accadere. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Metto in ginocchio parlando a chi ha scelto la strada della violenza, del crimine, dell'illegalità, delle mafie. Mi metto in ginocchio per dire che cosa vi prego, piangete e convertitevi. Noi lo ripetiamo qui, ci mettiamo anche noi in ginocchio, con umiltà da cittadini, ognuno col proprio ruolo, la propria responsabilità. Abbiamo bisogno di dire basta alla violenza, in tutte le sue espressioni. Ecco il senso di essere qui insieme, le positività, ma anche la voglia di osare di più, di avere più coraggio tutti. Ringrazio per le bellissime parole, sicuramente certo. Questi tre nomi non saranno solo nomi. No, certo, guai, guai se fosse così. 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Anche l'Istituto Comprensivo Marconi è presente qui a questa manifestazione oggi per dire no alla mafia. Un commento al riguardo. Non potevamo non mancare perché è una questione che riguarda tutti, non è il paese. Un paese soltanto che deve manifestare, ma siamo tutti quanti come cittadini che dobbiamo manifestare, dobbiamo dire no a questa violenza. Anche perché noi abbiamo voluto partecipare perché i bambini sono i cittadini di domani, quindi devono cominciare già da oggi a pensare, a costruire un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo dove ci sia amore e non ci sia violenza. Di Palagiano, oggi una settimana dal tragico evento. Notiamo che Palagiano c'è, è qui presente e risponde con questa manifestazione no? Sì, un segnale importante anche l'ampia partecipazione di associazioni, di alunni, di giovani, di istituzioni, di rappresentanti di autorità civili e religiose del resto dell'area tarantina, della terra ionica. È importante per noi, è un segnale importante di un atteggiamento civile, dignitoso, responsabile di chi crede che la legge o le leggi delle istituzioni abbiano la priorità, la prevalenza rispetto alle leggi della mafia o alle leggi della violenza. L'atteggiamento è quello di dire noi siamo contro la violenza, noi vogliamo cambiare le cose, cambiare la realtà cittadina o per quello che ci è consentito a livello più ampio, seguendo le leggi dello Stato e non quelli della mafia. La scena del delitto ci racconta la storia di un regolamento di conti così brutale da interrogare tutti, soprattutto sul tragico destino del piccolo Domenico, vittima innocente a soli 2 anni. La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Giovanni Falcone.